Oggi siamo a Roma da dei colleghi romani, quello che è stato chiesto c'è stato forse un po' di confusione, perciò vediamo di parlare a 360 gradi un po' su tutti. Si può abbassare il volume dietro che abbiamo intorno di lì. Perciò ecco, cominciamo con quelle che sono le analisi in protesi mobile. Partiamo da quella che è la costruzione di un cucchiaio individuale. Questa è una tecnica conosciuta e utilizzata dal professor Gerber. Sono dei cucchiai, vengono eseguiti con già dei valli in resina. La procedura è molto semplice. Una volta fatta la base in resina autopolimerizzante, io ho costruito uno stampino con del silicone per poter poi fare uno stampo di un vallo in resina. Una volta eseguito il vallo in resina, lo vado poi a incollare sopra la carcassa per poi fare un'altra miscelazione di resina e andarlo a approfondire il tutto. Per quanto riguarda la lucidatura in questo modo, non è che ho usato dei gommini o delle frese speciali. Una volta rifinito è passato leggermente un gommino, ma aiuto di quello che è il cloroformio con una garza in cotone. Questo è importante, in farmacia vendono delle garze TNT, che è tessuto non tessuto. Il rischio di usando queste garze che si sciolgono, perciò bisogna usare una garza in cotone di quelle vecchie. Vado a fare quelli che sono gli scassi dei frenuli e vado a ottenere le bordature lunghe. Premetto che secondo il mio punto di vista tutte le scuole in protesi mobile sono valide, da Gerber a Pound, a Straka, Slavicek e così via. Se vengono eseguite è perché tutte funzionano. Quella che io vi faccio vedere oggi è una tecnica in Gerber, e vi faccio vedere dei montaggi poi sia in testa a testa che dei montaggi a 2-1, cioè in pound. La prima cosa che vado a fare quando mi arriva un'impronta, in genere le impronte me le prendo in alginato o in silicone, prima e seconda impasta, un tutti. Quello che vado a analizzare nell'inferiore, vado a disegnare quelli che sono i trigoni, lato destro e lato sinistro. Vado a vedere se ci sono dei frenuli da scaricare. A questo lato abbiamo un frenulo e qui abbiamo un accenno di un altro frenulo. Dopodiché la conoscenza di quelli che sono i muscoli. In protesi mobile la conoscenza dei muscoli è molto importante, anche perché ogni muscolo c'è un andamento, per cui quando noi andiamo a rifinire la carcassa dobbiamo già simulare quello che è l'andamento del muscolo. Partiamo da quello che è il massettere. Massettere è uno dei muscoli più forti che abbiamo nel corpo umano. Lavora in verticale, è questo muscolo che comprende questa fascia, perciò qui abbiamo quella che è l'inserzione del massettere. Per poi andare sul buccinatore, il buccinatore è un muscolo che lavora in orizzontale e in genere segue quello che è l'andamento del mascellare. Abbiamo poi il nostro frenulo. Nella parte anteriore abbiamo i muscoli orbicolari e il muscolo mentoniero. Il muscolo mentoniero è puntato in questa parte del cavo orale. Muscoli orbicolari perché lavorano l'orbita. Da qui la scuola svizzera di eseguire quello che è un loop di Zurigo. Altro lato abbiamo sempre l'inserzione del nostro massettere, si prosegue con quello che è il buccinatore, muscolo che lavora in orizzontale. Per poi passare all'interno abbiamo i due genioglossi. Questi muscoli ci sono due scuole di pensiero. Una scuola di pensiero che dice che quando si alzano i genioglossi si alzano i midoioidei. Un'altra scuola di pensiero che è quella che quando si alzano i genioglossi si abbassano i midoioidei. Quello che io vado a fare è cercare di fare un cucchiaio sovraesteso. Perciò parto da quello che è il mio genioglosso. Qui abbiamo quelli che sono i tori mandibolari, il miloioideo, fino ad arrivare a questa inserzione dove c'è il miloglosso, muscolo di Huge. Dall'altro lato abbiamo sempre il nostro genioglosso, partiamo con i miloioidei, quello che è il toro mandibolare, miloioideo che scende, fino ad arrivare al genioglosso, muscolo di Huge, muscolo che lavora a stantufo. Questo per quanto riguarda il superiore. L'inferiore, scusate. Per quanto riguarda il superiore, quello che dice Gerber è che la papilla è quella cosa che non si ritira mai, onde per cui vado a evidenziare quella che è la papilla. Gerber dice che il dente va montato 8-9 mm avanti da quello che è il centro della papilla.
tirando poi una retta che sarebbe poi la linea CPC, che è la linea canino papilla canino. Andiamo poi a evidenziare quelli che sono i recessi paratuberali e l'inserzione dei muscoli del palato grosso. L'inserzione dei muscoli del palato grosso sono importanti perché nella fase quando uno sbadiglia, aprendo la bocca, entrano in questo frenulo e non fanno cadere la protesi. Vado a evidenziare poi quelle che sono i nostri frenuli, in questo caso abbiamo un frenulo solo laterale, se non abbiamo altri frenuli non li andiamo a evidenziare. Abbiamo poi quello che è il nostro frenulo mediano. Riguardo i muscoli esterni della bocca, corrispondono con quelli dell'inferiore. Abbiamo davanti quelli che sono gli orbicolari, abbiamo detto prima che lavorano a orbita. Guardiamo il nostro frenulo. Abbiamo poi l'inserzione del massettere, sia di destra che di sinistra, per poi proseguire con quello che è il buccinatore, muscolo che lavora in orizzontale. Abbiamo poi la zona del poslam, o zona quello che vado a fare ora è mettere della cera per scaricare i punti di sottosquadro, per ottenere poi un risultato di questo genere. E il vantaggio che si possono avere con questi tipi di cucchiaie è che, non avendo il manico, il medico può lavorare con la dinamica, cioè facendo fare dei movimenti. Avendo il manico saremo limitati per quella che è la parte anteriore dei muscoli orbicolari, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. E da qui il medico può già dirci se, avendo montato i valli in questa posizione, corrispondono a quella che è la classe scheletrica del paziente. Da qui i medici mi possono dire: guarda che hai montato in norma occlusione però in seconda classe, o hai montato in norma occlusione però in terza classe, e questo mi aiuta quando devo andare poi a costruire delle cere di masticazione. La costruzione delle cere di masticazione, riuscite voi intanto a vedere? Sì, Ugo, ti salutano, ci abbiamo in questo momento 61 persone connesse, ti stanno salutando e ti stanno guardando, ti augurano il buongiorno. Buongiorno a loro, il sabato mattina c'è di meglio da fare, ragazzi. Vabbè, ma tu avevi detto che li aspettavi, no? Di non lavorare. I due amici non li ho visti. I due amici che stavano in giardino con te quando hai fatto i nanetti. Li ho lasciati in albergo. Va bene, ok. Adesso facciamo vedere quelle che sono le cere di masticazione. Quando devo fare la tecnica non in mufola, ma con i vari transformer, vertica, le cose varie che ci sono in commercio, vado ad utilizzare degli spring cast di questo tipo. Questi sono dei duet system. A livello estetico, secondo me, sono molto belli. Anche a livello funzionale, quando si va a zeppare, viene spostato tramite il magnete ed è veramente forte. Di cera di masticazione, quella che è la cera di masticazione, prediligo sempre cercare di ricopiare quella che è la natura. Se il buon Gesù ci ha fatto i denti di color chiaro, vado ad utilizzare una cera chiara. Non parlo di cera di masticazione dove vengono scaldate e poi vengono posizionate nel cavo orale e una presumibile centrica viene fatto chiuso e viene bloccato tutto. Vado sempre a parlare di un sistema componibile e scomponibile, e quello che mi vado ad aiutare in questo momento è un compasso da profilo. Secondo la scuola Gerber, quello che è l'inizio della branca montante è dove tu vai a montare l'ultimo dente, perciò anche nella cera di masticazione quello che andrò a fare è di fermarmi sulla branca montante. Con una matita rossa vado a segnare il punto più basso della fossa e qui mi andrò a fermare con il vallo.
molte volte viene chiesto se la scuola Gerber è quella che non monta i settimi, non è vero, la scuola Gerber è quella che ti dice di fermarti sulla branca montante, perciò se corrisponde montare un settimo si monta il settimo, se la branca montante si arriva fino a un sesto andiamo a montare un sesto, andiamo poi comunque a sigillare dietro con della cera di modo che la lingua non la vada a mordere, ricordando che la lingua è un muscolo. In genere i portatori di protesi hanno la lingua retratta, e quello che consiglio di fare è, se si hanno delle protesi provvisorie, riuscire a fare un attacco a livello del 31 e 41 dove il paziente con la punta della lingua durante i giorni andandola a battere rilassa tutti i muscoli interni, in modo che quando viene posizionata la protesi è molto più stabile. Quelle che sono le misurazioni, vado a rispettare quello che dice Gerber, la parte superiore sono 22 mm mentre nella parte inferiore corrispondono a 18 mm. Io dico sempre variabile perché togliere con un rim inclinato è facile, dover raggiungere in cera il clinico in studio diventa poi una problematica, ma un lavoro dispendioso di tempo, perciò consiglio che do ai colleghi di tenere sempre comunque le cere di masticazione con un millimetro in due più alte. Se nell'inferiore diamo 18 mettiamo un 19-20, se nel superiore un 22 mettiamo un 23-24. Tipo di rilevazione di cera, dobbiamo utilizzare un sistema componibile o scomponibile perché il medico deve avere la possibilità di lavorare o sul piano di camper o sul piano di Francoforte per poi poter sganciare il tutto e nel caso prendere anche un arco di trasferimento. Viene utilizzato in commercio, che conosca io, c'è l'ossido di zinco per poter bloccare, o altrimenti c'è dell'occlusal fast. L'occlusal fast è un silicone come questo dove viene bloccato il tutto. Abbiamo un sistema componibile e scomponibile, nel caso il medico non sia sicuro della dimensione verticale che ha preso, è abbastanza sganciare il tutto e riposizionare il tutto. Capite che se avessimo l'ossido di zinco diventa un lavoro più, abbiamo più perdita di tempo e di pulizia, andiamo poi a rovinare quella che è la cera. Penso che l'entrata in campo odontoiatrico di quello che è il silicone sia stata una cosa vantaggiosa per quelli che fanno protesi mobile. Da qui, una volta presa la dimensione verticale, si può lavorare sempre con l'occlusal fast, prendere quello che è un cucchiaio di trasferimento con un arco di trasferimento. Archi di trasferimenti sono tutti validi, non c'è un arco di trasferimento migliore o peggiore. A questo punto potremmo iniziare quello che è il nostro montaggio. Altre tecniche più avanzate per poter stabilire delle centriche, potremmo a questo punto o rilevare un arco gotico, varie aziende utilizzano gli archi gotici, o altrimenti utilizzare quelle che sono le piste di Patterson, cioè sono delle miscele in gesso con dell'ossido di zinco e vengono posizionate nel cavo orale per fare delle abrasioni. E in un'ora di tempo non possiamo fare tutto, perciò facciamo un discorso un po' in generale su quelle che sono le possibilità. Quello che ci deve rilevare noi un medico comunque è una giusta dimensione verticale. Il trucco della riuscita in protesi mobile è una buona impronta e una buona dimensione verticale. Quello che poi il buon gusto nel montare i denti sta al tecnico e sta alle varie caratteristiche che il medico ci dà. In tanti casi i pazienti lasciano una fotografia, in altri casi i pazienti, nel caso non siano forniti di una fotografia, ci portano una fotografia di un parente che gli assomigli. Consiglio che do per gli odontotecnici, se c'è la possibilità, quando vengono rilevate le dimensioni verticali, di avere la possibilità di andare in studio per poter parlare col paziente. Parlando col paziente possiamo fare delle domande precise e capire le forme che aveva dei denti, cosa che consiglio a quelli che sono i medici. A seconda dei denti che vengono utilizzati per il montaggio deve corrispondere alla scala. Uno dei problemi che hanno tutte le case che producono denti sono quelle della scala colori. In commercio e sui banchi dei medici troviamo sempre le scale della vita, non ricordandoci che ogni azienda ha la propria scala, si deve utilizzare dei denti rutinium, come in questo caso abbiamo quella che è una scala rutinium, onde per cui è consigliato lasciare ai medici quella che è una scala colori. In questo caso nella scala rutinium abbiamo due tipi di colorazione, abbiamo sia la scala vita che la scala Evoclar. Utilizzo dei denti, in genere vado a utilizzare due forme, una forma semplice, una serva semplice che è un Acry Plus,
e mi ho imparato a montare con questo tipo di denti che erano i PE. Ora non sono più in commercio, la routine commercialista questo tipo di dente, sono degli Acri Plus, abbiamo diverse forme a livello dei diatorici, ne abbiamo esattamente 5, per poi passare a quelli che sono gli incisivi con altre svariate forme. 22 forme per quanto riguardano i superiori e 12 forme per quanto riguardano gli inferiori. Questi sono invece i denti di nuova generazione, sono degli Acri Smart, sono denti che sono stati ideati con le caratteristiche delle richieste del commercio attuale, cioè quello che la richiesta del commercio attuale è avere dei denti con una base del colletto larga da poter lavorare bene. E altra cosa che si è pensato, a differenza di tanti denti che ci sono in commercio, lavorare su quella che è la profondità delle fosse. In genere quando lavoriamo con dei denti normali abbiamo delle fosse che non sono molto profonde, onde per cui nel momento in cui andiamo in abrasione o noi direttamente in laboratorio o con l'andare del tempo si consumano i denti, si arriva alla fossa, dopodiché il paziente non mastica più ma va a tritare. Perciò si è pensato di fare delle fosse molto profonde per permettere proprio al tecnico di andare in abrasione. Sono stati fatti tre tipi di forme, la 30, la 35 e la 40. Hanno tutte le fosse fonde alla stessa maniera. Quello che si differenzia tra una forma e l'altra sono le cuspidazioni. Il dente a 30 gradi è un dente poco cuspidato, meno cuspidi, meno problemi, secondo alcune scuole è un dente facile da montare, in protesi mobile funziona benissimo. Un 35 è un dente già più estetico, già più cuspidato, e un 40, il 35 e il 40 vengono anche utilizzati per quelli che sono la costruzione di scheletri o delle Toronto. Costruzione di scheletro Toronto perché dobbiamo ricopiare quella che è la natura del paziente. In genere i denti in bocca sono molto cuspidati, onde per cui con una forma 35-40 abbiamo la possibilità di modificare i denti a nostro piacimento. Ora noi potremo iniziare a fare il nostro montaggio, esistono più pensieri su come iniziare il montaggio. Potremmo iniziare mettendo un piattello in articolatore. Una volta messo il nostro piattello noi potremmo, non uso l'asta solo per una questione visiva di telecamera, con questa asta potremmo fare un montaggio tra virgolette di quello che chiamiamo scolastico. Secondo delle varie scuole questi piattelli sono messi o sui piani o altrimenti abbiamo dei piattelli fatti in Monson e anti-Monson. Ripeto, tutte le scuole secondo me sono valide, a seconda di quella che uno segue. Qui abbiamo il nostro piattello, su questo piattello possiamo iniziare il nostro montaggio. Altrimenti una tecnica che io eseguo molto più rapidamente, una volta che ho fatto il mio articolatore, vado a utilizzare la base in cera dell'inferiore andando a montare prima una parte dei superiori, una eniarcata, per poi montare l'altra eniarcata. Quest'asta qui è un'asta non centrale ma laterale, ci permette a noi di vedere meglio. È una cosa molto, molto bella secondo me. I due articolatori che utilizzo nei montaggi, in genere vado a utilizzare un articolatore come questo a valori individuali. Questo perché secondo se mi prendono l'arco di trasferimento con valori individuali o altrimenti se faccio delle piste di Patterson. Nel momento in cui faccio le piste di Patterson vengono funzionalizzate in bocca con la regolazione dell'imminenza del Bennett. Apriamo e chiudiamo parentesi. Sulla lavorazione con le piste di Patterson, quello che è il Bennett secondo la scuola Planas può restare fisso 15, altrimenti nel caso è abbastanza guardare la tabella dei valori internazionali a seconda della classe scheletra che porre il Bennett. L'imminenza non diventa più l'imminenza ma viene spostata su quella che è l'asta centrale, l'imminenza in protrusiva e retrusiva, ma quella che è l'imminenza dell'articolatore diventano poi le corse condilari. Io cosa penso? Penso che sia una cosa molto valida quella che è l'esecuzione della pista di Patterson, un tracciato che si fa direttamente in bocca al paziente, onde per cui a secondo delle scuole di pensiero può essere o un tracciato della corsa condilare di destra e di sinistra o andare a stabilire un'ottima centrica. Ritorniamo al nostro caso, abbiamo montato quella che è la parte di destra del paziente, abbiamo utilizzato dei denti in questo caso a 30 gradi, poco cuspidati. Posso montarli e caratterizzarli dopo, come anche posso caratterizzarli direttamente ancora prima di montarli.
Io sono un fautore del Made in Italy, utilizzo prodotti italiani. Sono diventato un po' come i francesi, andando in Francia mi rendo conto che in Francia quando comprano le macchine comprano le Peugeot, le Renault, non comprano le Mercedes, i BMW, le Fiat. La stessa cosa l'ho riportata io in Italia nel mio lavoro. Non penso che siamo secondi a nessuno, penso che la scuola italiana sia un'ottima scuola. I materiali che abbiamo noi non hanno da invidiare niente a nessuno, perciò tutto quello che io posso utilizzare d'italiano lo utilizzo volentieri, perché comunque è lavoro che rimane interno, sono quattrini che rimangono in questa povera Italia. Vi faccio vedere se dovessi iniziare un montaggio o la possibilità di caratterizzarlo prima. Perciò vado a prendere quella che è la stecca denti che vado a utilizzare, in questo caso prendo una forma, una 30, poco cuspidata. Prendo il mio pennellino, scelgo secondo delle colorazioni. Io penso che quelle che sono le colorazioni non bisogna mai esagerare, è sufficiente fare un leggero tracciato per già evidenziare quello che è un lavoro, senza andare a fare delle colorazioni pazzesche. In genere quelle che io faccio vado a mettere o dell'arancio, di modo che mi prende colore, e poi faccio dei solchi in marrone. In questo caso vado a utilizzare un marrone direttamente. Quello che deve essere fatto, devono essere questi denti, devono essere sabbiati in testa con della sabbia a 50 micron per poi essere vaporizzati o essere messi in un ultrasuoni. Dopodiché viene messo miscelato del primer con del super colore e lo metto direttamente nella fossa. In questo caso avevo già sabbiato i denti. Vado a preparare quella che è la mia miscela. Avete un tiro nervi voi? Nel caso faccia questa caratterizzazione superficiale non devo fissare il primer, nel caso invece debba, come vi faccio vedere poi dopo, trasformare quello che è in composito, vado a mettere poi del primer e viene polimerizzato per 60 secondi. Se si usa un light box è sufficiente 4 minuti col vuoto, se vengono utilizzate poi delle altre lampade, vediamo se ne ho uno. Se vengono utilizzate poi delle altre lampade c'è una polimerizzazione fino a 9 minuti. L'ho trovato, eccolo qua. Grazie. Mi dai dell'alcol poi, per favore. Per diluire questa massa di colore vado ad utilizzare quello che è il primer e l'intensivo del composito. Vi sto facendo vedere dei passaggi semplici senza fare il super fenomeno. Allora, Ugo, c'è una domanda da parte di Giuseppe Carinci, ti chiede che colori consigli per le caratterizzazioni o se puoi dare qualche indicazione supplementare. Io come colore di caratterizzazione vado ad utilizzare questo tipo di colore, di colorazioni, è un Made in Italy, non voglio fare pubblicità a nessuno perché a livello professionale ognuno fa del suo, però utilizzo questi tipi di colorazioni, vanno molto bene. Io penso che sia molto importante quando fate le caratterizzazioni le lampade. Le lampade vengono misurate in nanometri, la potenza della luce. Qualsiasi tipo di colorazione che voi dovete fare con i compositi devono avere almeno delle lampade che arrivano a 530 nanometri.
Queste sono operazioni veloci da fare, potete farle ancora prima di iniziare il montaggio, di modo che quando andate in abrasione con gli svincoli, che vi rimangono già nelle fosse le colorazioni. Come lo stesso passaggio potreste farlo volendo nel finale. Una volta eseguita la nostra caratterizzazione viene messa nella lampada fotopolimerizzante, in questo caso aziendale c'è una light box con il vuoto, viene fatta polimerizzare per 4 minuti, ho già preparato in sequenza le caratterizzazioni di modo che le potete vedere fatte. Okay. Queste sono le gire caratterizzazioni per poi passare a quelli che sono i montaggi. Anche Alessandro Jelasi è dei nostri stamattina. Jelasi lo saluto volentieri, saluto tutti volentieri. Sì, sì, c'è un bel numero di persone interessate. Poi Jelasi è fortunato, vive a Ischia, lui magna, beve e poi si fischia. Ok, pure Carlo Borromeo ti saluta. Ecco. Poi ecco, una volta eseguito il montaggio con semplicità, io quello che cerco di curare è sempre la modellazione in cera. Una volta che la faccio non sono una persona a cui piace molto lavorare, ovvero mi piace il mio lavoro ma fatto poco, non troppo, onde per cui cerco sempre di ottenere il massimo risultato col minor dispendio di energie. Preferisco lavorare di più nella ceratura per poi trovarmi quando ho fatto la muffola o la trasformazione a dover rifinire poco. Questo è il caso dove ho caratterizzato prima i denti. L'avete visto il tempo che ho impiegato, sono proprio 2 minuti di orologio, è più il tempo che sta in macchina, quei 4 minuti canonici che stanno in macchina a polimerizzare, perciò nel momento in cui andate a far provare in prova estetica una protesi, io penso che il medico vi dia atto che avendo quelle piccole caratterizzazioni qua, quello che è il prodotto incomincia già a cambiare, ci si differenzia. Queste sono le protesi modellate. Questo è sempre un sistema in Springcast Duet System. In questo caso, come vedete, mi sono fermato al settimo. Ugo, scusami, dimmi. Fabrizio Coppola, con la stessa tecnica, anche la parte rosa? Volendo si può fare, poi lo faccio vedere, anche se secondo me si può caratterizzare. Apro e chiudo parentesi. Io trovo più senso caratterizzare i denti perché in genere quando si costruiscono delle protesi mobili non si costruiscono a ventenni o a trentenni. Parlando a 360 gradi, anche i denti che fanno tutte le aziende sono dei denti, io li chiamo non finiti, nel senso che sono troppo belli, sono denti da 18enni, 19enni, 20enni, onde per cui nel momento in cui si va a montare una protesi, quello che io consiglio vivamente è di dargli delle abrasioni, da invecchiarlo il dente. Preferisco caratterizzare il dente che caratterizzare la flangia, anche se è un lavoro molto bello quello di caratterizzazione della flangia. Con i nuovi prodotti potete caratterizzare direttamente colorando le flange, poi ve le faccio vedere, come invece fare una caratterizzazione con dei pigmenti colorati in muffola. Di questo penso che la scuola napoletana, non solo in questo, siano dei maestri. Proseguendo quello che è il nostro discorso, qui abbiamo la nostra protesi in cera. Ho preparato i vari stacchetti, una volta zeppata, questa è stata zeppata direttamente in muffola, non è stata fatta nessuna caratterizzazione, questa è stata fatta una lucidatura su quella che è la carcassa rosa con del pomice, con del lucidante, quello che è all'interno vedete che erano già caratterizzati i nostri denti ancora prima di montarli, onde per cui una volta fatte le abrasioni rimangono. Okay. Ugo, una domanda da Pino De Lucia, un collega calabrese, ci chiedeva i denti che stai adoperando, quanti strati hanno? 4. Questi sono denti a 4 strati, e oltretutto la caratteristica di questi denti, sia quelli che sono gli Acri Smart, sia quelli che sono gli Acri Plus, come un'altra serie di denti come gli Evo, sono dei denti calcinabili ad alto peso molecolare. Con questo cosa voglio dire? Essendo dei denti ad alto peso molecolare, possono essere trasformati in disilicato di litio, possono essere fusi. Essendo alto peso molecolare, c'è la possibilità di togliere dello smalto a livello superficiale per poi trasformarlo in composito.
Io penso che come tutte le cose devono essere supportate, andare a rilevare un'ottima dimensione verticale che venga rilevata normalmente con dei piani o francoforte o camper, che venga rilevata con dell'arco gotico o che venga rilevata con delle piste di planers, penso che debba esserci un supporto in futuro, cioè non deve esserci molta abrasione. Onde per cui quello che io prediligo fare è la trasformazione del quinto e sesto inferiore e quinto e sesto superiore o in disilicato di litio o altrimenti trasformandolo in composito, di modo che non si perda la dimensione verticale. Adesso vi faccio vedere un po' tutto. Questa è una protesi, come vi ho fatto vedere, è lucidata con la polissoia, pomice e lucidante. È normale, caratterizzazione le avevamo fatte, come vi ho fatto vedere, ancora prima di montare i denti. Questa rispondendo alla domanda del collega di prima, mi pare quel ragazzo calabrese, ragazzo, Lucia, non so se è un ragazzo o un signore. Un coetaneo. Sì, qua sono quello che ha più cappelle di tutti. Anzi, a proposito, essendo calabrese è un conterroneo. No, dai, poverino. Io sono di Napoli, quindi siamo a sud. Sì, penso che se dovessimo fare una fotografia qua oggi e chiedere chi è del sud, penso che tirerebbero fuori me. Sì. Mm. Che allora, questa rispondendo alla domanda di quel ragazzo. Ok, arrivata un attimino la domanda più articolata da parte di Luigi Vitiello. Datemi un attimo e poi rispondiamo anche a Luigi Vitiello, altrimenti ci confondiamo. Questa invece è una protesi che è stata caratterizzata sia la flangia che i denti con i supercolori. La possibilità che abbiamo nella colorazione di questi denti è poter dare le abrasioni. Negli Acry Smart sono state fatte due serie di incisivi. Una serie, che io la chiamo lavorante, di incisivi, dove hanno un margine incisale largo e si ha la possibilità di poter fare queste abrasioni con queste caratterizzazioni. Mentre un'altra serie di incisivi con un margine incisale più stretto, come quello che bene o male hanno tutti in commercio, che è questo tipo, dove non si ha questo tipo di possibilità, sono dei denti più fini, hanno delle tessiture vestibolari un po' più evidenziate, però tra questi e questi, questa è la possibilità che hai in caratterizzazione. Allora, Ugo, posso? Prego. Allora, Luigi Vitiello, ragazzo napoletano, promettente. Allora, ti leggo la domanda così come l'ha posta. Ho notato che lei caratterizza i denti prima del montaggio. Sì. Non sarebbe meglio caratterizzare a protesi ultimata? E qualora il paziente in prova non accetta la caratterizzazione del dente, come si comporta? Nella vita si può far tutto, basta mettersi d'accordo chi va in prigione. Una volta che uno esegue una caratterizzazione, innanzitutto chiede prima al medico se c'è la possibilità di caratterizzare, perché in genere è vero che tutti i pazienti quando vanno dal dentista quello che dicono è voglio i denti bianchi e piccolini. Questo è quello che tutto il mondo predilige, però rispondendo alla tua domanda sì, puoi caratterizzare, io ti faccio vedere i due sistemi, vedi che la caratterizzazione dei denti che io ho fatto prima del montaggio non ho fatto altro che mettere una leggera colorazione all'interno della fossa, non sono andato a colorare tutto quello che le parti. Nel caso successivo, che è la possibilità di farlo, allora potresti fare una trasformazione con una caratterizzazione di questo genere. Però ecco, vi faccio vedere i due sistemi, io ti faccio vedere quello che puoi fare, puoi caratterizzare prima, puoi caratterizzare anche dopo, a secondo di come uno preferisce. Posso, Ugo? Abbiamo due domande. Sì. Stefano Giunta, allora, che ti chiede la caratterizzazione delle flange con masse fotopolimerizzabile. Sì. Le consigli? Le consiglio se hanno una lampada fotopolimerizzante, ripeto, che abbia almeno 530 nanometri. Questo è molto importante, altrimenti c'è il presupposto che comunque la colorazione cerca e tende a ingiallire, cosa che succedeva in passato. Io comunque personalmente prediligo caratterizzare i denti piuttosto che le frange, non perché sia al contrario delle frange caratterizzate. Se devo colorare quelle che sono le frange, io personalmente, come ho imparato dalla buona scuola napoletana, le vado a caratterizzare direttamente in muffolo. Ok. Poi, sul discorso che facevamo prima di trasformare i quinti e i sesti in disilicato di litio, sono state fatte queste faccette, praticamente sono dei denti sgusciati, come potete vedere. Sui denti sgusciati sono stati stabiliti degli spessori ideali, di modo che non traspare quello che è rosa, per avere la possibilità,
proprio di fonderli in disilicati di litio. Cioè, una volta che noi li abbiamo messi in muffola, abbiamo brasi, fatto il montaggio, fatto provare al medico, una volta messo in muffola vado a togliere quelli che sono i quinti e i sesti e vado a fare una trasformazione in disilicato di litio. In questo caso ho fatto una trasformazione, per esempio, per essere più visivo di quelli che sono degli incisivi, ho preso delle faccette, sono andato a spinarle, una volta spinate sono andato poi a fonderle in disilicato di litio per poi avere la possibilità di caratterizzarle. Si vede meglio in questo modello studio. Questo modello studio, vedete queste due faccette, queste sono faccette in resina, sono state trasformate in disilicato, sia quelli che ci sono gli incisivi sia quelli che sono i diatorici. Penso che siano delle ottime soluzioni quando non si vuole perdere le dimensioni verticali. Sì. Ascolta un attimo, Ugo, sì. Ti interrompo e scusami. No, dimmi. Giancarlo Formicola ti chiede che tipo di cera, anche per evitare un rialzo di 1 o 2 mm dovuto alla retrazione nel raffreddamento della stessa prima della prova. Cioè, ti chiede in effetti che tipo di cera... Di cera rosa? Sì. In commercio ci sono vari tipi di cera rosa. C'è una cera... Io vado ad utilizzare delle miscele di cere. Innanzitutto dipende dalla stagione in cui sono, se è inverno o se è estate. In genere prediligo sempre utilizzare, vado a fissare i denti con una cera dura, come può essere tipo una cera Moico o delle cere che ci sono in commercio, tipo della Paolo Dent, che sono delle cere dure, per poi fare la rifinitura della carcassa con una miscela di cera morbida e cera dura. Queste sono quelle che utilizzo io. Ugo, non ti arriva più. Ok, la domanda che mi è stata posta da Giulio è sulle faccette. Mi ha detto, ma in Toronto vanno bene? Sì, vanno benissimo, puoi farne due usi. Essendo già sgusciate, hai velocità di esecuzione nella fase di montaggio. Potresti, una volta montato il tutto, scannerizzarle e poi fare quello che è la lavorazione con lo zirconio, come altrimenti staccarle poi e fonderle in disilicato di litio per poi ricollegarle. Queste sono delle cose, e anche in protesi fissa, come vi ho fatto vedere prima, possono essere utilizzate benissimo anche in protesi fissa nel momento in cui devono essere preparati dei provvisori, ok? Si mettono le faccette, si velocizza il lavoro a fare tutto. Beh, volendo, avendo delle belle tessiture, uno può anche mettere poi la cera dietro, metterle in fusione per poi caratterizzarle, come è stato fatto in questo caso. Ora un'altra cosa importante, stiamo andando a 300 all'ora, tipo fra 2 settimane parte la 1000 miglia, perciò sono arrivato io alla scoperta in velocità. No, forse era il Giro d'Italia, che oggi, se non mi sbaglio, partiva da Israele. È partito ieri. Ieri è partito, allora oggi è stata la strada. È ancora in Israele per tre tappe sta in Israele. La 1000 miglia partita. La 1000 miglia invece parte fra 15 giorni. Sì, quest'anno per il primo anno parte di mercoledì, in genere partiva il giovedì. Quest'anno per il primo anno parte in giovedì, perciò mi hanno mandato mai da te, Giulio, a vedere se è tutto a posto qua a Roma. Pieno di buche. Tutto a posto. Avverti che ci sono le buche. Ma le buche ci sono ovunque. L'Italia è vecchia, L'Italia è vecchia. Ecco, quello che si può fare di trasformazione, che è una cosa che vi dicevo che faccio spesso, adesso ho messo in sequenza le cose, di modo che si velocizza, il tempo è ladro. Perciò quello che io vado a fare, quando devo trasformare i quinti e i sesti, non faccio altro che prendere del silicone, ad utilizzare un silicone trasparente a 65 shore, lo vado a mettere sulla parte, adesso avevo qua anche il silicone già fatto, io se lo trovo, eccolo qua, vado a metterlo sulla parte del dente. Sopra di questo, essendo morbido, vado a mettere un silicone a 75 shore, sempre trasparente, che è un silicone molto più duro. Lo vado a posizionare sopra per dargli la rigidità. Volendo potete posizionare anche una placchetta in resina fotopolimerizzante, sempre di quelle bianche in commercio. Ci sono tre tipi di placche fotopolimerizzanti, rosse, blu e trasparenti, bianche. Consiglio di utilizzare quelle bianche perché deve poi passare la luce. Una cosa importante che magari tutti non sanno, che il composito è attratto dalla luce, perciò nel momento in cui dovete fotopolimerizzare cercate sempre di fotopolimerizzare prima le parti basse del dente, la vestibolare e la linguale,
per poi fotopolimerizzare in testa. Se andate direttamente con la lampada a fotopolimerizzare in testa, proprio per il principio che il composito è attratto dalla luce, c'è il rischio poi col tempo in uno staccamento. Una volta che io ho fatto la mia mascherina, vado a togliere quello che è lo smalto del dente, vado a togliere una parte, non vado a tagliarlo direttamente per poi fare delle ritenzioni, cerco comunque sempre di tenergli un po' di cuspide, non è scritto nel Vangelo che dobbiate fare così, l'importante è che stia incollato per bene. Una volta fatto ciò, a secondo della colorazione del dente, in questo caso il dente è una 3, perciò la colorazione dello smalto è una S59, vado a prendere quello che è il mio smalto, lo vado a porre direttamente nella mascherina e lo vado a stampare sopra. Quello che ottengo ovviamente non lo faccio che si stacca, però in questo caso ho voluto farvi vedere quello che si può ottenere, una testa in composito, in questo caso finita. Il fatto che questa sia sganciabile è stata fatta a livello didattico, da poter vedere che si sgancia. È chiaro che io quando la vado a zeppare rimane attaccata, vado ad utilizzare del primer, lo lascio 60 secondi dentro la macchinetta fotopolimerizzante, dopo sotto dei colori a secondo del mio piacimento. I due colori che utilizzo in questi casi è l'arancio e il marrone, metto dell'arancio sotto, faccio la stampata poi con lo smalto e nel finale vado ad utilizzare un colore marrone per tracciare solo quelli che sono i solchi e otteniamo questo risultato. E il principio qual è? Che avendo la trasformazione dei denti in battuta non perdiamo la dimensione verticale. Consiglio anche comunque di fargli le battute sui canini. I denti più importanti che abbiamo secondo il mio punto di vista in protesi mobile sono il sesto e il canino, onde per cui non ha senso trasformare solo il quinto e il sesto. A questo punto bisognerebbe anche fare una specie di intarsio, una trasformazione minima su quello che è il canino, di modo che otteniamo sempre il nostro risultato. Una volta li facevamo d'oro. Una volta venivano fatti in oro, infatti la scuola è quella, una volta venivano fatti i quinti e i sesti degli intarsi in oro, veniva fatta poi la cuspide palatale del superiore, che è poi quella che entra nella fossa in metallo, e non si perdeva la dimensione verticale. Qui abbiamo un altro tipo di protesi. Questa è stata fatta con degli acri, è stata fatta con dei denti Evo. I denti Evo hanno la caratteristica di essere già sgusciati nel caso vi troviate con poco spazio. È stata caratterizzata solo la flange con dei pigmenti colorati. Non è stata fatta una caratterizzazione di quelle molto pronunciate. Una leggera caratterizzazione, leggermente mossi i denti con una leggera abrasione, quello che è la parte dei solchi non è mica stata abrasa, perciò possiamo vedere vari tipi di trasformazioni. Partiamo con una protesi con dei denti Evo non caratterizzati, montati dandogli dei leggeri movimenti. In natura non esiste né la linea retta né l'angolo a 90 gradi, ma esiste l'armonia. Questo è un montaggio fatto in Gerber, dente a dente. E qui sono state caratterizzate solo le flange. Abbiamo poi un altro tipo di montaggio. Questo è un montaggio in pound, dente 2-1. Dente 2-1, apro e chiudo parentesi, può capitare di avere da una parte una norma occlusione, da un altro lato può essere incrociato, non è assolutamente un problema, basta regolarsi bene sugli svincoli. Qui è stato lucidato normalmente con quella che è una pulissoia, l'unica cosa sono stati caratterizzati i denti ancora prima di essere montati solamente nei solchi, ed è un altro tipo di caratterizzazione col montaggio. Per arrivare un po', chiamiamolo un po', quelli che sono gli estremi, cioè avendo montato dei denti a Crismart, questi sono dei 40 molto cuspidati, abbiamo montato dei 40 nel superiore e nell'inferiore, ai livelli di margine incisale abbiamo dato la forma degli smart col margine incisale largo, proprio per potermi permettere di fare questo tipo di lavorazione di abrasione con una caratterizzazione. Questa è una protesi tutta caratterizzata con delle masse nel finale con delle lampade. Questo è l'altro tipo di protesi.
la nostra ora è finita, se abbiamo delle domande da poter, anche, da poter rispondere. Puoi anche continuare, se vuoi far vedere qualche altra cosa. Non saprei, preferirei rispondere alle domande se ci sono delle domande. Se ci sono delle domande, volentieri, si è qui apposta, si risponde volentieri a tutti. Forse è meglio, visto che abbiamo del tempo, vi faccio vedere questo articolatore. Questo è un articolatore al quale a me piace lavorare, in questo articolatore, quando non mi vengono prese le piste di Patterson, quando non mi vengono presi dei valori individuali, lavoro con questo tipo di articolatore. Questo articolatore è un articolatore che, come potete vedere, non ha né bene né imminenza, ma lavora su un piano. A questo punto il medico, quando ti va a prendere in bocca o il piano di Camper o il piano di Francoforte, a noi, per noi è indifferente. Una volta che noi lo montiamo nel piattello, lavoriamo su un piano e abbiamo questo tipo di movimento molto libero. Come potete vedere, una protrusiva, retrusiva pazzesca. Prediligo lavorare cercando di fare delle abrasioni sia nel lato destro che nel lato sinistro. Cosa voglio dire? Quando ci sono i movimenti in lateralità di destra, cerco sempre di far toccare anche sinistra, cioè cerco sempre di bilanciarlo quello che è il montaggio. Partendo dal principio che tre punti nello spazio danno un piano, cerco sempre di stabilizzare i movimenti. È chiaro che se mi prendono delle piste di Patterson o dei valori individuali, lavorando in un articolatore a valori individuali, vado a rispettare quello che sono le caratteristiche datemi. Se non mi viene data, ripeto, preferisco lavorare in articolatori come questo, ripeto, non ha né bene né imminenza, lavora su un piano ed è molto libero, anche nei movimenti di lateralità è molto libero. Ascolta Ugo, il bilanciamento lo fai con delle paste abrasive? Inizialmente il bilanciamento lo vado a fare, quello che io vado a utilizzare, non utilizzo quasi mai la carta di masticazione, ma vado sempre a utilizzare il tessuto. Non che la carta non vada bene, va benissimo anche la carta. Utilizzo il tessuto perché ho la possibilità di tagliarlo. Sì, di tagliare. La vaselina lo lasci così. Non metto niente inizialmente. Nel momento in cui vado a fare il montaggio in cera, incomincio su quelle che sono le mie varie battute, le lateralità e tutto. Questo l'ho imparato alla fine, quando ho fatto tutte le abrasioni, questo l'ho imparato a Napoli dal mio amico Armando. Una volta c'era in commercio una polvere che veniva messa con della vaselina, dopodiché avevi la possibilità, liberando le ceste manualmente, di dargli le abrasioni. Dentro le polveri da identifica proprio quelle erano delle polvere, io ripeto, l'avevo vista al mio amico Armando, lui lo utilizzava molto, questo tipo di qua, secondo me è una tecnica molto valida, molto valida. Allora, Ugo, sono arrivate due domande. Allora, la prima di Lucio Sequino. Allora, che ti chiede? Per quanto riguarda la scelta di silicato, ci sono preferenze anche in base alla differenza di durezza e resistenza? Grazie. È chiaro che se si vanno a fondere dei disilicati a livello dei diatorici, meno abrasione hanno, perciò più duri sono, meglio è. Però ricordiamoci sempre che stiamo passando da un dente a quattro strati a un disilicato, perciò qualsiasi disilicato è valido, non ce n'è uno meglio e uno peggio, è solo una questione di gusto. Ok. Di nuovo il nostro collega Pino De Lucia chiedeva, si è sicuri che poi la parte superficiale in composito non si stacca dal dente in commercio? No, devi utilizzare dei denti ad alto peso molecolare. Alto peso molecolare vuol dire che devi utilizzare dei denti dove non ci sia dentro del silicio. Molte case costruttrici mettono all'interno della miscela del PMMA del silicio per aumentare la durezza. Mettendo il silicio dentro vai a alterare quelli che sono i valori, infatti questo tipo di dente non è calcinabile. Mentre utilizzando un dente in PMMA puro, ovviamente devi rispettare quelle che sono le caratteristiche del composito che tu vai a utilizzare, cioè quello che è il sistema di mordenzatura di adesivo. Cioè alcuni compositi, un po' come fanno i clinici quando fanno le otturazioni in composito in bocca. Quando i medici fanno le otturazioni in composito in bocca, quello che vanno a fare è mettere dell'acido, poi mettere un altro liquido e poi dell'adesivo. La stessa cosa nelle varie
nei vari compositi. Nel caso di questo composito, una volta sabbiato a 50 micron, 2 atmosfere, viene o vaporizzato o messo nell'ultrasuoni, viene dato un primer. Una volta dato il primer, viene fatto, messo nel light box, nella lampada, per 60 secondi. Cosa molto importante è non toccare mai le superfici. Quello è molto importante, anche perché sulle mani abbiamo poi dell'acido che ci fa da isolante, perciò nel momento in cui fate questa operazione cercate di non toccare. E cosa importante, a fine lavoro non vaporizzare. Nel momento in cui tu vai a vaporizzare, partendo dal concetto che il vapore è sopra i 100 gradi, perciò l'acqua è sopra ebollizione, vai a scottare il tutto, perciò rischi di rompere il reticolo cristallino e in quel caso avresti problemi di rottura. Ok, perfetto. Allora, abbiamo una domanda un pochettino più articolata. Raffaele Petarra, so che la domanda non è, io leggo sempre paro pari quello che scrivono perché non abbiamo nulla da nascondere, quindi so che la domanda non è inerente al video, per un neofita che si sta affacciando alla costruzione di una protesi mobile, cosa li consigli e resti di fare per iniziare corsi? Che tipo di corsi? Probabilmente con qualche collega che ora sta iniziando e vorrebbe qualche consiglio supplementare per affacciarsi al mondo della protesi mobile. Allora, cosa consigli, Ugo? Allora, io penso che sei molto fortunato, perché secondo me in Italia i relatori sono tutti molto bravi, molto bravi. Chi più, chi meno, però sono tutti ad altissimi livelli, non ci sono dei relatori scarsi. Onde per cui, a secondo al tuo piacimento. Ripeto, ci sono vari tecnici che fanno corsi, essendo tu un neofita, quando chiami il relatore che scegli, parlando molto chiaramente, gli dici: guarda, io vorrei partire da un corso base, onde per cui non dovresti incontrare nessun tipo di problema. Ripeto, hai solo l'imbarazzo della scelta in Italia su che relatori andare. Le scuole sono tutte molto valide e molto buone. Va bene, quindi eventualmente Raffaele, se ti volesse contattare via Messenger per chiederti qualche altra informazione supplementare, così come i colleghi che vedono, stanno ora in diretta, no, e come lo vedranno, possono contattarti per qualche ulteriore informazione o delucidazione? Non ci sono assolutamente problemi per contattarmi, ok? Come non ci sono nessun problemi per chiedermi il consiglio per altri relatori. Io penso che nessuno è fenomeno. Io tantomeno sono un fenomeno, io imparo da tutti e ho sempre imparato da tutti, anche questa mattina ho imparato qualcosa. Perciò credimi, potete contattarmi, chiedermi, non sono quello che vuole diventare più ricco del cimitero, perciò partiamo dall'inizio, non è che voglio fare corsi a go-go e propormi. Ripeto, veramente in Italia ci sono tantissimi relatori partendo dal nord, partendo dal sud e arrivando al nord. Beh, da questo punto di vista diciamo che la scuola italiana... La scuola italiana, secondo il mio punto di vista, è partita tutta da Napoli. Io ritengo che ci sono tantissimi relatori a Napoli, tutti molto bravi. Ci sono varie scuole, varie cose di pensiero, però penso che Napoli per la protesi mobile sia la capitale. E non lo dico perché tu sei napoletano. Io ho imparato anche a Napoli. Ok, vabbè, impariamo tutti da tutti. Forse queste dirette, l'organizzazione anche stamattina che si è messa in piedi è per far sì che tutti diano qualcosa a tutti e tutti possiamo apprendere da tutti, indipendentemente dal ruolo che si svolge. Esattamente. Ok, ascoltami, è una domanda che ti volevo fare e in effetti poi colgo l'occasione perché è arrivato il collega Maurizio Di Simone. Allora ti chiede cortesemente, vorrebbe sapere con quali materiali si costruiscono le piste di Patterson. È una domanda che volevo farti anche io a proposito delle piste di Patterson, anche perché settimana prossima, colgo l'occasione, a Napoli saremo da Pino Esposito, che è un cultore della scuola del professore Planas, e quindi ci spiegherà un pochettino a grosse linee le piste di Patterson. Ora siamo qui e so che anche tu prediligi. Io dove ho imparato, allora, le piste di Patterson è una cosa vecchia come il mondo, sta diventando, sembra una novità, ma una cosa degli anni 50. Non se ne è mai parlato prima perché non è un business per le aziende. Capite che basta prendere del gesso di scarsissima qualità, un alabastro, un gessettino di Bologna, 10 euro ne compri 50 kg. In commercio io utilizzo, come ho imparato, il carburo di silicio, che è un materiale abrasivo.
a 80 micron, lo vendono in internet. Qui a Roma c'è un distributore che lo vende anche, carburo di silicio. Altre scuole utilizzano il gesso con del pomice, io personalmente utilizzo il gesso col carburo di silicio. Senti, ma le piste le costruisci sempre o quando ci sono pazienti disfunzionali? Anche lì sulle piste non è che puoi costruirle sempre, perché in genere io le costruisco quando ho delle overventure o delle torolto superiore o inferiore, anche perché quando c'è dei movimenti da fare devono essere molto stabili. Cioè o il paziente ha una buona base gengivale, dove aiutandosi con del cookie vengono stanno ben attaccate a quelle che è il cavo orale. Altrimenti il rischio è che se non hai mica, soprattutto nell'inferiore, disinformazione. Cioè io personalmente le vado ad utilizzare quando ho delle overdentus, quando ho delle toronto o quando proprio dei casi dove ho la gengiva che tiene molto bene in bocca, altrimenti non le utilizzo. Allora, ora in questo momento finalmente ti possono vedere in video, come dire, vis-à-vis. Perché mi vedevano in faccia? No, abbiamo risparmiato questo spettacolo indecoroso. Abbiamo rimandato fino in tempo. Ah, non mi vedevano in faccia, pensavo di essere carino. Ci siamo concentrati più sulle tue mani e su quello che hai mostrato. Io volevo ringraziarti, ovviamente. È stato... Aspetta un attimino, fai una cosa, siediti presidente. Beh, Giulio, la sedia rossoneria non è bellissima. Sei vestito da lì, un po' tagliato. No, ovviamente ti ringrazio, questa giornata è stata interessantissima, abbiamo avuto molti partecipanti, quindi la cosa ci fa estremamente piacere. Volevo ringraziare anche Giulio che ci ha ospitato gentilmente nel suo laboratorio e spero di darvi, insomma, di rivederci presto con questa attività, con questo tipo di attività. Insomma, riteniamo che sia estremamente importante, estremamente costruttiva e formativa soprattutto. E, basta, tutto qui. Giulio, grazie, sei stato veramente in gamba. Io ringrazio voi, ringrazio le aziende italiane, in questo caso la Rutigno, per l'azienda. Dai, la Monica, prego. Ok, ringrazio, ripeto, io utilizzo quello che voglio dire, siamo italiani, utilizziamo prodotti italiani, che non siamo meno nessuno, non sono qua a fare la pubblicità o la marchetta aziendale, però penso che in Italia, come ci vantiamo di essere bravi, già facciamo le macchine belle, non possiamo usarle, tipo Ferrari, Lamborghini, facciamo i denti belli, almeno quelli possiamo utilizzare i nostri. Io penso, essendo italiani, cerchiamo di utilizzare prodotti italiani, quello che è questa diretta qua, che è una novità, penso che sia una buona cosa, perché hai la possibilità di vedere tante persone, tanti modi di lavorare diversi, personalmente. Infatti è un ottimo modo per confrontarsi. Quello che penso io è che, come tutti i lavori, quelle che funzionano sono le cose semplici. Assolutamente. Perciò il nostro lavoro non è un lavoro difficile, secondo me, non siamo mica ingegneri nucleari o cardiochirurghi. No. Facciamo gli odontotecnici, una scuola di 4 anni, in genere ai miei tempi, quando uno aveva voglia di studiare, facevi l'odontotecnico, perché se hai le mani, vai. Bene. Poi l'odontotecnico penso che sia quella cosa che ha il gusto del bello, se ce l'hai ti viene, se non ce l'hai il gusto della puoi curiosità. Fare tutti i corsi del mondo e la curiosità. Che hai la curiosità di capire, non c'è dubbio, questo è un mestiere bellissimo. La curiosità, poi voglio spezzare una lancia per tutti i colleghi di protesi mobile, per i vari relatori, bisogna dare atto che tanti ormai si sono buttati in tantissimi in quelli che è la protesi mobile. Una volta la protesi mobile non era così amata, ma era il lavoro, quando arrivavi in laboratorio a lavorare partivi col gesso, le riparazioni, poi facevi la protesi mobile, perché il business era la ceramica. Poi da quando è subentrata la Toronto, non è che è subentrata, le facevano già, è molto più belle di adesso. Adesso fanno le dentiere avvitate, che è un'altra cosa, e allora un po' tutto il settore si è spostato su quella che è la protesi mobile. Io penso che le basi di odontotecnica anche per la fissa vengano dalla mobile.
se tu sai far bene una mobile sei avvantaggiato poi con la fissa. Avete la fortuna di essere in Italia, siamo italiani, ci sono relatori in Italia bravissimi, bravissimi, non c'è un relatore lofe come si dice a Brescia, perciò ovunque, qualsiasi porta voi andate a aprire e trovate sicuramente buon gusto e gente capace di lavorare. Bene, perfetto. Allora, tra le domande c'era Alessandro Cenci di Milano. Lucio Sequino ti fa i complimenti e ti dice bravo. Volevo rispondere un attimino, un pochettino. Alessandro ha posto la domanda, in effetti se questa diretta poi sarà possibile rivederla, perché purtroppo a volte con i problemi della connessione sono problemi non dipendenti da noi né dalla struttura dove ci troviamo, ma è la tecnologia. Rispondendo ad Alessandro, rispondendo un pochettino a tutti, sì, queste dirette che sono, saranno suddivise in due parti le troverete sulla pagina ufficiale di Antro e su tutti i canali Antro, ma a quello che so, e chiedo conferma al Presidente Marin, dovrebbero essere esportate e anche immesse sul canale YouTube di Antro, perché Antro ha anche un canale YouTube, per cui stiamo riattivando un attimino tutta la... tutto quello che è la veicolazione dell'informazione, per cui troverete sempre aggiornate le pagine ufficiali, sempre il sito www.antro.it, e dalla pagina ufficiale Antro Odontotecnici Italiani potete sapere tutte le notizie, tutto ciò che è l'attività di Antro. Approfittando della presenza del Presidente, i prossimi impegni? Allora, i prossimi impegni sono già... sono programmati, sono bellissimi. La prossima cosa, noi saremo a Expo Dental a Rimini, adesso la settimana prossima, a metà maggio, presenti e con lo stand di Antro Odontotecnici Italiani e con quattro relazioni presentate da Antro. I relatori saranno Gaetano Bonifacio, ci sarà Franco Fares, ci sarà Enrico Cortesi, e ci sarà Francesco Raffo. Francesco Raffo, sì. Quattro relazioni di, come al solito, di ottimo livello. L'evento successivo, meraviglioso, Dotto Tirreni a Napoli, a Castellammare di Stabia. evento ormai consolidato, insomma, un appuntamento ormai consolidato. Dopo l'evento di Castellammare, un bellissimo congresso a Palermo, in Sicilia, organizzato da Antro Sicilia, anche lì con un programma veramente ricco. E poi appuntamento di settembre, IAM 2018, International Antro Meeting a Roma, dove contiamo di ripetere lo stesso successo dello scorso anno, se non superarlo. Sicuramente. Quest'anno location decide proprio eccezionale, si svolgerà al Salone delle Fontane a Roma Euro. Una location bellissima, e come del resto interessantissimo sarà il programma culturale. Notevole importanza in quell'occasione avrà anche il programma diciamo associativo e sindacale. Abbiamo organizzato quello che abbiamo denominato il Memorial Malfi, il primo memorial dedicato a Dino Malfi, una tavola rotonda dove parteciperà Antro, ovviamente, parteciperà il Ministero della Salute, parteciperà il Presidente della CAO nazionale e la Presidente delle Industrie Italiane. Bob Dylan? No, il prossimo anno stiamo contattando anche... Era non disponibile, Ugo. Ricordiamo anche la premiazione che ci sarà sabato 19 maggio dalle 12 alle 13.30 nella Sala Arancione nella Fiera di Rimini, dove verranno premiati i ragazzi del Trofeo Opinium che si è svolto in 62 scuole italiane. Sono 124 lavori e sabato 19 dalle 12 alle 13.30 ci sarà questa premiazione e sono tutti quanti invitati a venire a vedere le fasi della premiazione di questi ragazzi. In effetti, Mirko, il Trofeo Rutinium che si svolge tutti gli anni, a quanto ho capito, ed interessa tutte le scuole odontotecniche italiane da nord a sud, ho visto molto impegno anche vostro e dei vostri relatori. E grazie anche a voi che ci avete supportato nelle varie scuole italiane, poi, grazie Angelo. Grazie a te, poi per eccesso di campanilismo permettimi di salutare Tullio Titoso e Luigi Vitale, campani doc che ha
avrete modo a breve anche di vederli in una circostanza anche più importante. Quindi Mirko, ringrazio te, ringrazio l'azienda Rutinium, la signora Piazza che ci sta guardando ed osservando. Un'altra cosa, qui mi rivolgo al presidente, Vito Palmiotti, nostro responsabile dei servizi, faceva presente anche che a breve ci sarà anche il regolamento dei servizi, per cui si partiranno, si darà di nuovo il via al... No, perché Antolo non è solo cultura e non è solo formazione, ma no, è anche, come diceva il buon Dino Malfi, un aiuto giornaliero agli odontotecnici, agli associati e non associati. In questo caso ci rivolgiamo agli associati, sì, sta partendo di nuovo tutto il programma relativo ai servizi, quindi tutta una serie di servizi da offrire fondamentalmente agli associati, ovviamente. Compreso anche un grande lavoro relativo alla formazione e all'informazione su tutto ciò che riguarda l'attività del nostro laboratorio. Ok, a questo punto credo... Sì, salutiamo un pochettino tutti. Allora, Giulio Palma, grazie di tutto e grazie per l'ospitalità. Francesco Chambò, ciao, grazie per essere dei nostri. Antonio Fabiani. Ciao. Ivano, il nostro Enrico Ferrarelli, ciao. Mirko, il presidente. Grazie a tutti. Beh, ciao a tutti. Ok, fammi vedere se ci riesco. Ciao.